Benvenuti a Studio in Francia, Andrea Fiore, con Andrea Fiore e Antonella Pitarresi, che è qui in rappresentanza di due gruppi musicali, ben due gruppi musicali, gli Indigo Wave e i Soul Wave. Ciao Antonella! Andrea, ciao a tutti. Come mai questi due gruppi musicali, che poi hanno dei componenti che in qualche modo coincidono, in pratica è solo un membro del gruppo che fa la differenza? Ci sono appunto due gruppi musicali, solo per esigenza di lavoro, visto il periodo di crisi per i gruppi musicali, abbiamo deciso di fare anche un duo che è praticamente più richiesto nei locali Praticamente di per tanto in tanto ne fate fuori uno. adesso. I ragazzi del gruppo, li vogliamo presentare? Ok, allora, i Soul Wave sono composti da due membri, da me, che sono appunto Antonella Pitarresi, e da Roberto Bersani, tastierista e arrangiatore. Mentre gli Indigo Wave sono tre membri, composti appunto, il gruppo è composto da me, da Roberto Bersani e da Piero Giammalva, che è anche cantante. E Beccali è l'arrangiatore di tutti questi Sì. pezzi, che tra l'altro, ecco, vorrei dire questo, che i due gruppi fanno bene o male lo stesso genere musicale, che spazia dal jazz al swing al funk al soul e che percorre il repertorio di tantissimi grandi personaggi della musica nazionale ed internazionale. E però questi pezzi vengono visitati, anzi rivisitati, rimaneggiati in una maniera del tutto particolare proprio da Baccani. Sì, sono molto appunto originali e per questo siamo molto richiesti anche adesso nei locali, soprattutto perché affrontiamo un genere che spazia soprattutto tra gli anni 60, 70, 80 e portiamo avanti degli artisti come Battiato, come Gloria Gaynor, Aretha Franklin, anche Depeche Mode o Pascal. A questi due gruppi nasce in una maniera del tutto originale, direi quasi rocambolesca, occasionale, improbabile, ecco, la parola giusta forse è improbabile, ed è legata alle pulci. Sì, tutto è partito a febbraio, quando io praticamente ho lasciato una posizione teatrale, ho cercato via internet appunto un gruppo che facesse questo genere musicale e ho trovato appunto sul giornale delle pulci un annuncio di Roberto Bersani, nel quale scriveva appunto di cercare una cantante che si adattasse a questo genere, ma soprattutto che non fosse una pecora urlatrice. Proprio tra virgolette l'ha scritto Era un e quindi requisito proprio richiesto espressamente ed esplicitamente sul giornale delle sì, Pulci. assolutamente Cerco sì. cantante vera che però non, proprio, no, non sia una pecora, ecco. Io ero un po' preoccupata per questo perché essendo un'associazione teatrale non ho affrontato moltissimo questo genere musicale, anche se mi è sempre piaciuto. Quindi ho detto chissà che impressioni gli farò, invece da lì è stato proprio un colpo di fulmine tra me e Roberto. E continua ad esserlo, infatti ci troviamo molto bene nel lavoro e anche nell'amicizia. E progetti per il futuro? Questa è una domanda scontatissima, però so che il vostro gruppo si è esibito, anzi i vostri due gruppi sono sempre esibiti a Palermo. Ci sono dei progetti che riguardano anche il fuori Palermo? Sì, ora speriamo di uscire anche da Palermo, quindi andare verso le province e speriamo che questa intervista ci porti fortuna e Ma anche lo ci spero faccia davvero, lo conoscere. spero tantissimo. Antonella, io auguro a te, ai Soul Wave, agli Indigo Wave, una bellissima stagione estiva, che sia una stagione meravigliosa, fantastica, fatta di tanta, tanta, tanta bella musica, quale quella che voi fate, e piena di successo. Grazie. Ciao, in bocca al lupo!
just you, nobody else.